Comunque, mi sono serviti, spero, mi consolo così, cioè, speriamo che mi siano serviti in qualche modo. E dovevo studiare tutta la pubblicistica militare della Belle Époque, una palla veramente sconfinata. Comunque me l'ho scelto io, cioè me l'hanno fatto scegliere. E fatto sta che mi capitava di leggere una mole, diciamo così, di documenti di ragazzi che scrivevano alla vigilia magari di queste grandi battaglie carneficine sull'Isonzo, no? Di questi, sono usciti, cioè non se ne parla più tanto, e noi giustamente non siamo scioccati se muoiono in Afghanistan dei nostri ragazzi, due, tre, se saltano su un lince, e giustamente, no? In quelle battaglie lì, sull'Isonzo morivano 20.000 ragazzi nel giro di un paio d'ore, questi attacchi folli, no? su queste chitraie totalmente insensati, assurdi, eccetera eccetera. Allora, leggendo con dolore queste testimonianze, incominciavo a elaborare una serie di testi, e venendo, passavo, di solito uscivo alla metropolitana in Duomo, e venendo qua spesso quando nelle belle giornate mi ho colpito la bellezza dell'abside del Duomo, che è la parte che amo di più. E allora il contrasto tra l'abside bellissima e quelle pagine così fitte di sangue mi ha fatto nascere questa poesia bravissima. Sono una manciata di versi, però ci sono molto legato, perché appunto è importante per uno snodo della mia biografia. Ma così: si ritira il sipario della pioggia e appare la schiena ricamata del Duomo. Allo splendore di una donna, l'ultimo anno del liceo, mentre le seduzioni della guerra mietono ogni memoria, io sogno l'Europa delle cattedrali e della luce. E poi voglio leggere qualcosa invece della caduta di Bisanzio, che è un libro completamente diverso, in cui rimane sempre come tema importante quello della storia, per quello che vi ho raccontato. Così tento di riaccordarmi al tema della serata, libro stampato, ispirazione, veniamo al libro stampato. E vorrei leggervi almeno le prime tre poesie, perché sono un pochino il buco della serratura da cui guardare tutto il libro. La prima è una sorta di indice, diciamo così, dei temi che ho voluto affrontare, e probabilmente è l'ultima poesia che ho scritto. Facciamo una sorta di trailer del libro. Immaginate un viaggiatore che dall'inizio della storia passa per un lungo tunnel di luce e ombre fatto appunto della storia, e quindi le fermate di questo treno sono le grandi cadute delle città, e quindi c'è Pompei, di cui ho parlato prima, ovviamente, per tutto quel bagaglio di letture, di storie che ho sentito. Ci sono città come appunto Bisanzio, in realtà è Costantinopoli, però se la chiamavo la caduta di Costantinopoli mi prendeva due righe, era brucissimo, no? Bisanzio sta meglio, anche che è così più musicale, più morbido come suona, Costantinopoli non finisce più. E però c'è tutta una sezione molto importante dedicata a quel giorno fatidico, il 29 maggio del 1453, quando crollò il sistema difensivo di Costantinopoli, momento secondo squassò le mura, e crollò un mondo, perché fu una cosa paragonabile, se non con un eco molto più vasta rispetto all'attacco alle Twin Towers. C'è questa tappa qui, c'è la tappa di Cortés che con i suoi uomini conquista quella che era considerata la Venezia delle Americhe, che era del Messico, che era Tenochtitlan, e poi si passa per le città immaginarie, per cui ci sono città distrutte da possibili radiazioni di una guerra ipotetica, ci sono le città distrutte dal fosforo di guerre realissime, ci sono città di serpenti, ci sono città della violenza più completa, fino all'ultima sezione, quella che amo di più,
dedicata ad Atlantide, che è la città del sogno, dove il tutto prende il colore, tonalità del pastello, dell'azzurro, della memoria, dei sogni, della dolcezza, della tenerezza, eccetera.